centro di cure per la non autosufficienza, dove è reclusa, a questo punto uso questo termine, mia madre da circa 10 giorni. E nonostante sia una struttura piccola, io non mi viene permesso di vederla, di accudirla e di soddisfare i suoi bisogni primari. Io voglio vedere mia mamma e quindi adesso chiamo i carabinieri. Ammalarsi non di Covid in tempo di Covid, il calvario dei malati e delle famiglie che si trovano a gestire una grave malattia in questa fase difficile per gli ospedali e le strutture sanitarie. La storia di Rita, una storia di decisioni sanitarie discutibili, di burocrazia, di poca chiarezza e di poca empatia nel racconto della figlia Valentina. Mia mamma si sente male il 23 luglio, sviene a casa, viene portata all'Aurelia Hospital dove il giorno dopo esce con un attacco cerebrale negativo, non aveva niente per loro, la riporto a casa. Dopo 20 giorni mia mamma continua a non sentirsi bene, la riporto. Dopo 20 giorni invece esce un attacco positivo a tumore benigno, me la porto al Gemelli. In quel momento il Gemelli esce fuori con un attacco positivo a glioblastoma di 4° grado, operabile. Dopo 6 ore non era più operabile. Mi fanno una biopsia e me la riportano a casa con prevista una cura di chemioradio. Mi parlano di questa struttura che invece è il Tor Vergata, dove il professor Salvati invece stranamente opera. È stata operata, in effetti è andata bene il 6 ottobre. La riporto a casa, dopo 4 giorni mia mamma si sente male. La riporto un'altra volta al Tor Vergata, dove invece di riportarla in reparto, dove l'hanno operata, me la lasciano buttata 21 giorni in pronto soccorso, dove io non potrò più vederla. Mi fanno solo 3 chiamate, all'ultima chiamata ho sentito mia madre che stava scivolando piano piano, non rispondeva più. Ho potuto portarla qua perché mi avevano accertato che io l'avrei vista. È entrata qua semimorta. Mia mamma non aveva più neanche la forza di parlarmi. Le avevano sottratto l'apparecchio dentale, gli è stata sottratta la fede, gli è stato sottratto gli occhiali da vista, tutto. È venuta semimorta. Nel giro di 5 giorni io e mio fratello abbiamo ripreso le sue cure. Ha ricominciato a mangiare, sorrideva, ha ricominciato a parlare, perché mia mamma non ha un tumore polmonare, mia mamma ha un tumore cerebrale, mia mamma non capisce che questi sono occhiali, o se lo capisce non capisce che cosa ci deve fare, per cui è necessario che lei comunichi con noi in modo che io possa continuare la sua terapia. Lei fa THC ad altissimo livello dall'Olanda, perché per i malati cerebrali è la cosa essenziale farlo, mi viene impedito quindi di continuare a curarla, di farla mangiare, il personale non c'è. Chi la fa mangiare? Chi la cura? Quando mi hanno detto, quando sarà il momento la chiameremo, vuol dire che mi hanno sostanzialmente dato una condanna di vederla da morta o semimorta. Io voglio entrare da mia madre. Questo è quanto. Yeah. Buongiorno, sono la figlia della signora Capri, della stanza 207. È possibile vederla? No. Permesso a un colloquio telefonico, quindi di prendere appuntamento per un colloquio telefonico, non quindi persona. Mi ha mandato un'email, sì, 2 giorni fa, sì, dicendomi che mi avrebbe sentito e quindi chiamato sentito lui. Praticamente non visto. Diverso. Esatto, ma che sarebbe avvenuto ieri alle 4 e non è avvenuto. E non è avvenuto, va bene, allora visto che alla mail ci vado che non ha ricevuto la chiamata. No, adesso facciamo un'altra cosa. La ringrazio, niente. E quindi adesso chiamo i carabinieri.